Ciao a tutti, io sono Gege e vi do il benvenuto su Be Colorful. Ne approfitto per augurarvi un felice anno nuovo, sperando che per tutti voi sia ricco di creatività, colore e soddisfazioni. Come vedete, sto aprendo il pacco contenente il Tonic Craft Kit numero 37. Questi kit vengono rilasciati ogni mese dalla Tonic Studios e contengono sempre un set di fustelle e timbri esclusivi, cartoncini di varie rifiniture e prodotti in nuvo. Ogni kit ha un tema. Ad esempio, con il kit 36 si potevano creare scatoline di Natale e sono stati forniti cartoncini e prodotti in nuvo dei classici colori natalizi, oro e rosso. Io ho creato due lanterne di Natale e 10 card natalizie. Per maggiori informazioni su questi kit, vi lascio il link al sito della Tonic Studios sotto in descrizione. Ora con il kit 37 abbandoniamo definitivamente il Natale e tutta la sua magnificenza e passiamo a un kit che offre colori vivaci e al contempo delicati, azzurro e lilla. Vediamo quindi la carta inclusa nel kit. Come sempre, la Tonic Studios ci fornisce varie tipologie di carta per sperimentare diverse rifiniture e colori. Troviamo una classic card color lilla con texture, due speciality card con rifinitura perlata e delle stupende decorazioni in rilievo. Ancora troviamo una mirror card azzurra effetto satinato, una pearlescent card color lilla, una glitter card super sbrilluccicante. Infine, l'immancabile e sempre stupenda carta di cotone. E questo era il set di cartoncini, ma questo mese ci viene fornito anche un paper pad contenente un mix di cartoncini color madreperla. Abbiamo carta perlata normale, carta glitterata e due carte imbossate. E ora passiamo ai prodotti in nuvo, selezionati accuratamente in modo da riprendere la palette di colori del kit. Troviamo un Crystal Drop color lilla chiaro, un Vintage Drop violetto. A differenza dei Crystal Drops che hanno una rifinitura lucida o metallizzata, i Vintage Drops hanno una rifinitura opaca. Un glitter drop della base semitrasparente celeste contenente dei glitter turchesi. Una embellishment mousse azzurra perlata. Queste sono delle paste da rilievo dalla consistenza simile al burro. Si possono usare in tantissimi modi. Io ve ne mostrerò due in questi video e se volete vedere altre tecniche di utilizzo di queste mousse, potete sbirciare il video del kit numero 32. Il link apparirà ora in alto a destra. E un glitter marker, che sono dei pennarelli a base d'acqua che contengono dei finissimi glitter argentati. Nel kit ci viene fornito casualmente uno dei markers di questo set da 3, normalmente acquistabile. E questo era l'ultimo dei prodotti in nuvo. Passiamo dunque alle fustelle del kit. Questo è un set con il quale è possibile creare dei frame e delle forme circolari. Questa che vedete è la fustella circolare più grande del set e, se notate, è decorata da dei piccoli puntini lungo la circonferenza. Il kit si chiama Rosmaring Dot and Drop. Infatti, la presenza di questi dot o puntini è una decorazione peculiare che ci permetterà, volendo, di riempire i puntini con i nostri nuovi drops contenuti nel kit, da qui il nome Dot and Drop. Abbiamo poi altre fustelle circolari più piccole che ci permetteranno appunto di creare layer con varie rifiniture. Troviamo inoltre tre fustelle intricate per decorare tutto
o solo la metà del cerchio più grande. Come sentiment troviamo questo semicerchio che fustella la frase Thinking of you e questa che fustella la frase It's your day. Infine abbiamo 5 fustelle per creare elementi decorativi. Passiamo ora al set di timbri. Il set include 3 timbri. Un piccolo fiore, un sentiment e un semicerchio con motivi floreali. Il sentiment e il semicerchio possono essere ritagliati usando le fustelle del kit. Prima di passare alla creazione delle card, vi ricordo che le fustelle e i timbri non possono essere acquistati separatamente, mentre tutti gli altri prodotti li trovate tranquillamente online. Troverete il link in descrizione e sul mio blog qualora foste interessati. Questi kit mensili vanno subito out of stock, quindi se vi piacciono vi consiglio di sottoscrivere un abbonamento mensile con 30 sterline al mese, che corrispondono attualmente a 33,24 euro, riceverete puntualmente il nuovo kit. Il valore commerciale dei prodotti contenuti nel kit, facendo 2 calcoli, superano di gran lunga le 30 sterline. Sono completi e per me è divertente poter creare con questi kit, il più delle volte proponendomi stili e combinazioni di colori che mai avrei pensato di utilizzare o che non rientrano nei miei gusti. Quindi sono anche un modo per andare oltre i nostri confini creativi. Ma ora ho parlato troppissimo, quindi iniziamo a creare la prima card. Per la prima card vi propongo una easel card, ossia una card con cavalletto, interamente realizzata utilizzando le fustelle del kit. Per prima cosa mi ricavo la parte frontale della easel card, fustellando del cartoncino bianco con la fustella più grande del set. Per ricavarmi quello che sarà il cavalletto, traccio una linea di piegatura su un cartoncino bianco, assicurandomi di lasciare sulla destra una piccolissima parte del cerchio oltre questa linea. Piego. Ritaglio gli eccessi e fustello, lasciando la piccola parte del cerchio fuori dal cartoncino. Utilizzo il piatto da precisione della Sizzix al posto di uno dei piatti normali in acrilico, perché essendo doppio cartoncino è difficoltoso fustellare bene le due parti. Questo piatto, essendo più spesso, esercita più pressione sulla fustella. Ottenuta questa figura, non mi resta che creare una linea di piegatura al centro della sua facciata frontale. Piego. Ed ecco il cavalletto. La struttura base della easel card tonda è pronta, quindi possiamo decorarla come preferiamo. Nel mio caso procedo nel fustellare la classic card lilla con la fustella tonda dai bordi a conchiglia. Poi decoro la base su cartoncino bianco con una delle fustelle intricate del kit. Per completare il cerchio, ruoto la fustella allineando il meglio possibile le estremità della fustella con le estremità della fustellata precedente. Rimuovo i piccoli pezzetti, ma invece di buttarli li conservo. Magari potremmo utilizzarli per un altro progetto.
Dopodiché, dal paper pad incluso nel kit, prendo un foglio di carta glitterata per creare lo sfondo di questo bordo intricato, fustellando la carta sempre con la fustella più grande del set. Con la fustella circolare decorata da tratteggi, ho creato questo cerchio su cartoncino bianco, dove fustello il sentiment del kit. Sempre con la fustella circolare decorata da tratteggi, mi ricavo lo sfondo per il sentiment sulla carta glitterata del paper pad. Dunque incollo il sentiment sopra la base con della colla liquida. Poi incollo il sentiment sopra il cerchio color lilla utilizzando del foam pad per creare dimensione. Per decorare la mia easel card ho deciso di creare dei fiorellini color lilla utilizzando questa fustella del kit. Dalla fustellata però ritaglio il fiore centrale e preparo esattamente 6 fiorellini. Dalla parte centrale di questa fustella del kit creo altri 2 fiorellini sulla carta glitterata bianca. Prima di incollare i fiorellini, termino di assemblare la parte frontale della easel card. Incollo quindi il cerchio decorato sulla base glitterata con della colla liquida. E il cerchio centrale con del foam pad. Dopodiché conferisco un po' di tridimensionalità ai fiori curvando leggermente i petali. Se preferite potete modellarli con l'ausilio di un dotter come questo e un tappetino per il mouse in gomma. E ora sono pronta a creare la mia composizione di fiori per abbellire la card. Ed ecco qua. Adesso incollo la parte frontale della easel card sul cavalletto, stendendo della colla liquida solo su questa parte. Lascio asciugare e preparo l'elemento che servirà a tenere aperta la easel card. Creerò un elemento circolare utilizzando queste fustelle della Sizzix, perché nel set del kit non ci sono cerchi abbastanza piccoli per le mie esigenze. Se non avete fustelle del genere, potete tranquillamente ritagliare un semplice quadrato di carta. La forma non ha importanza, io volevo semplicemente continuare con le figure tonde. Quindi, dopo aver fustellato uno dei cerchi su cartoncino lilla, decoro un po' questo elemento con qualche fiore glitterato.
Finita la decorazione, lo incollo sulla base del cavalletto, necessariamente utilizzando del nastro spessorato o foam pad. Questo spessore manterrà la easel card aperta. Rifinisco questa bellissima e super brillante easel card creando il centro dei fiori con il Crystal Drop Lilla incluso nel kit. Un modo per creare card è quella di prendere ispirazione dai card sketches. Su internet ne potete trovare un'infinità. Per questa card in particolare ho cercato un card sketch con elementi circolari. Non seguirò perfettamente il design proposto, ma sicuramente è un buon punto di partenza per creare la mia card. Ora sto preparando la mia card base su cartoncino bianco in misure standard da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo. Per creare l'anello in basso a sinistra utilizzo la fustella più grande del kit e la decoro con una fustella intricata coordinata. In particolare voglio usare questa con i dot tra i vari fiori. Per creare l'anello utilizzo anche la seconda fustella più grande del set, che decora ugualmente i bordi con dei dot. Ed ecco la porzione di anello inferiore. Con le stesse fustelle circolari mi ricavo lo sfondo per il disegno intricato, utilizzando la bellissima carta embossata celeste del kit. Incollo l'anello sulla base con della colla liquida e elimino eventuali eccessi. Sempre utilizzando le due fustelle circolari più grandi, mi ricavo la porzione di cerchio situata nella parte superiore del card sketch. Nella mia card questo cerchio sarà un'altra porzione di anello, al centro del quale incollerò un pezzo della carta embossata celeste. Prima di incollare tutto, posiziono l'anello inferiore in modo tale da avere uno spazio sufficiente ad ospitare il sentiment incluso nel kit. Dunque procedo ad incollare l'anello inferiore. Così come un pezzo di carta embossata celeste al centro del secondo anello, per poi incollarlo nell'angolo superiore destro della card. Ritaglio tutti gli eccessi. E passo al sentiment, stampando il timbro del kit con il VersaFine Onyx Black, utilizzando la stamping platform così da poter allineare per bene il timbro, nonché per stampare più volte nello stesso punto qualora la prima timbrata non dovesse risultare nitida. Avendo utilizzato un inchiostro ad asciugatura lenta, posso effettuare un embossing a caldo sulla timbrata con una polvere da embossing trasparente, conferendo alla scritta una rifinitura lucida e leggermente in rilievo. Adesso una pazzia! Riempirò tutti i dot creati dalle fustellate con il Vintage Drop del kit,
Indubbiamente un processo lungo, ma il risultato sarà fantastico, ve lo assicuro. Quanto ci hai impiegato? Quasi 14 minuti. Non è poi tanto, dai. Poi, ad essere onesta, io l'ho trovato rilassante. E questo è il risultato finale. Anche per la terza card vi vorrei proporre l'utilizzo di un card sketch che vi permetterà di utilizzare le vostre fustelle circolari e che metterà in risalto le bellissime carte speciali della Craft Perfect. Per prima cosa, creata la card base su cartoncino bianco in misure standard da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo, fustello la carta imbossata celeste del kit con la fustella circolare decorata da tratteggi. Stessa cosa utilizzando la carta imbossata lilla. Poi sulla carta perlata normale del paper pad incluso nel kit, stampo il sentiment utilizzando un inchiostro lilla. Usando il glitter marker, sempre incluso nel kit, come inchiostro per il timbro, tampono i disegni floreali aggiungendo alla timbrata una seconda gradazione di colore, nonché un po' di lucentezza grazie ai glitter contenuti nel marker. Essendo una carta speciale, l'inchiostro potrebbe non asciugare perfettamente. Quindi, onde evitare di sbavare il colore e rovinare irrimediabilmente la timbrata, proteggo l'inchiostro con un'imbossatura a caldo, utilizzando la polvere da embossing trasparente. Con la stessa fustella circolare che ho usato poco fa per creare gli altri due cerchi, fustello il sentiment. Seguendo il card sketch, incollo i tre cerchi direttamente sulla card base, anche se fra poco cambierò idea. Infatti, prima di incollare con del foam tape il cerchio con il sentiment, ho deciso di creare un pannello utilizzando una fustella rettangolare con i bordi decorati da tratteggi. Quindi ora incollo il sentiment. E visto che il mio pannello è leggermente più piccolo della standard card da 4 pollici e un quarto per 5 pollici e mezzo, posso creare dei bordi di rifinitura con la carta bianca perlata. Dopo aver ricreato la mia card base, posso incollare il pannello sulla parte frontale e aggiungere qualche dettaglio finale con il crystal drop e il glitter drop inclusi nel kit. Terminando così la terza card. La
La quarta card sarà una gatefold card con alette circolari. Per crearla, ritaglio un cartoncino formando un rettangolo di 10 pollici per 5 pollici e mezzo. Poi traccio due linee di piegatura a 2 pollici e mezzo, giro il cartoncino e traccio la seconda linea sempre a 2 pollici e mezzo. E la base è pronta. Adesso, utilizzando la fustella più grande del kit, do una forma circolare alle due alette di chiusura della gatefold card. Per fare ciò, devo eseguire una fustellata parziale. Posiziono quindi la fustella con la circonferenza in linea con l'estremità del cartoncino, così. Poi posiziono il piatto superiore della fustellatrice con il lato perfettamente allineato alla linea di piegatura, in questo modo, lasciando tutta la parte della fustella che non deve tagliare al di fuori del piatto. Badate che nel mio caso il piatto della Sizzix ha una sorta di curvatura nelle sue estremità. La parte curvata non esercita pressione, dunque io allineo il piatto senza prendere in considerazione la parte curva. Adesso faccio la stessa cosa per l'altra aletta. Poi correggo la card perché, se notate, la porzione dei cerchi che ho fustellato hanno una diagonale più corta rispetto all'altezza della card. Nulla di irrimediabile, allineo semplicemente la lama della ghigliottina alla fine dei semicerchi. Ora la struttura base della gatefold card con alette circolari è pronta per essere decorata. Io manterrò un design molto semplice ed elegante, rivestendo innanzitutto le alette con questa stupenda carta embossata color madreperla. Quindi fustello questa carta sempre con la fustella grande del kit. Posiziono il cerchio su una di queste alette, lasciando scoperto un leggero bordo di cartoncino bianco. Ritaglio l'eccesso allineando la linea di piegatura della struttura base alla lama della ghigliottina, lasciando chiusa l'aletta. Naturalmente utilizzo la porzione del cerchio appena tagliata per rivestire l'altra aletta, ripetendo esattamente quello che ho fatto prima. Incollo quindi il rivestimento utilizzando del foam pad per dare dimensione, ma lo applico solo lungo la parte centrale della circonferenza, mentre mantengo l'altra estremità piatta incollandola con della colla liquida. Stessa cosa per l'altra aletta. All'interno della gatefold card incollo del cartoncino bianco perlato, in modo da creare uno sfondo, ma anche per poter scrivere il nostro messaggio personale senza che sia visibile dall'esterno. Ho ritagliato un rettangolo leggermente più piccolo della base e ora traccio una linea di piegatura che permetterà di alzare la carta in modo agevole. Incollo il pannello applicando la colla solo sul retro dell'aletta appena creata.
Adesso bisogna creare la cintura che manterrà chiusa la gatefold card. Si può usare un semplice nastro oppure della carta, come farò io in questo caso. In particolare utilizzerò del vellum o carta lucida. Ho dunque ritagliato una striscia di vellum prendendo il lato più lungo del foglio. Poi avvolgo la gatefold card e incollo le due estremità della striscia di vellum, stando attenta a non tendere troppo la carta. E passiamo a creare l'elemento decorativo della card, che inoltre nasconderà questa parte della cintura dove ho applicato la colla. Con la fustella dai bordi a conchiglia, fustello la carta perlata lilla del kit. Mentre con la fustella più piccola del set, fustello un cerchio su cartoncino bianco, sul quale stamperò il sentiment Congratulations, preso dal Tonic Craft Kit numero 34. Potete usare anche il timbro del kit o qualsiasi timbro o fustella in vostro possesso. Stampo con un inchiostro lilla. E creo qualche sfumatura di colore con il glitter marker del kit, aggiungendo così anche un po' di glitter. Eseguo poi la tecnica dell'embossing a caldo con una polvere trasparente. Incollo il sentiment sul cerchio lilla perlato e tutto sulla cintura in vellum. Anche per questa card ho deciso di riempire i dot creati dalla fustella con il Crystal Drop Lilla del kit. Per decorare l'elemento centrale della card, ho deciso di creare una piccola ghirlanda di foglie e fiori, utilizzando questa fustella del kit sulla carta bianca perlata. Poi, con il centro di quest'altra fustella del set, creo un fiorellino lilla perlato e altri due fiorellini più piccoli, sempre color lilla perlato, ricavandoli da questa fustella. Incollo la mia composizione con della colla liquida. E, come dettagli finali, creo qualche goccia con il Crystal Drop Lilla e il Crystal Drop bianco perlato non incluso nel kit. Terminando così l'ultima card per questo video. E siamo giunti al termine di questo primo video. Vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo al prossimo video, dove ci aspettano tante altre card con il kit Rosmailing Dot and Drop. Vi ricordo che potete prendere ispirazione dai miei video senza la necessità di avere questo kit. Infatti, potreste realizzare tutte queste card con le vostre fustelle circolari e i vostri sentiment, oppure creando dei cerchi con delle forme tonde che avete in casa,
tipo un vasetto o un'insalatiera, tracciando i contorni a matita e ritagliando la figura con le forbici. Insomma, mai limitare la vostra creatività per la mancanza di uno specifico prodotto. Anche io ho iniziato da zero e credetemi, rispetto a tante altre creative, la mia craft room è parecchio piccola. Quindi, ciao e be colorful sempre!